Ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nel mio bagno. Sono qua per mostrarvi la mia spa routine. Questo video è semplicemente un modo per condividere con voi un momento di relax e di piacere. In prospettiva dell'evento di sabato a Roma mi sto prendendo un po' cura di me, quindi vi voglio mostrare come faccio. E visto che vi è piaciuto tantissimo il video dei patch per le occhiaie, che era fatto appunto in questo modo con il voice over, ho pensato perché no? Perché non farne un altro? E quindi eccoci qua nel mio bagno. Sto preparando la vasca con bagnoschiuma profumato al patchouli di Apiarium che mi piace tantissimo, anche un po' di olio essenziale di incenso che mi dà una sensazione di relax e benessere, e poi un po' di sali da bagno. Io utilizzo questi qua che sono sali, sale rosa dell'Himalaya naturale. Poi mi dirigo in cucina perché amo tantissimo sorseggiare una cioccolata calda mentre faccio il bagno. La preparo io in modo completamente naturale, col cacao, con la truvia e latte di soia. Trovate la ricetta sul mio secondo canale ed è buonissima. Pupi che mi guarda, aggiungo anche un pizzico di cannella che la rende più speziata e saporita. Un po' di biscottini al cacao non possono mancare per concederci questo momento di relax e benessere. Infine accendo una candela profumata. Io ho questa qua che è alla vaniglia, che non è come quella di Nancy. Quella di Nancy è un altro gusto. Questa è vanilla proprio ed è buonissima. Poi mi immergo così nella vasca da bagno. Adesso ho acceso la luce per farvi vedere, perché se no altrimenti con la luce spenta non vedevate nulla, ma di solito la tengo spenta con solo la candela accesa. Metto una cuffietta e il mio cane mi guarda un po' male, giustamente perché sono abbastanza ridicola. Faccio uno scrub sul corpo e una maschera sul viso. La maschera, questa qua, è all'argilla, di solito la faccio io in casa, ma adesso invece ho voluto utilizzare questa qua che è molto buona, e della Dr. Organic, ma vi ripeto, la potete fare anche voi in casa seguendo il mio tutorial del video Callita Piperita. La spalmo anche sul décolleté e sul collo perché non so voi, ma ho spesso in questa zona un po' di brufolettini e quindi fa bene mettere l'argilla anche sulle braccia, sul décolleté, un po' ovunque. Utilizzo lo scrub, questo qua profumato di Apiarium, che è molto buono, e lo passo sulle gambe e sulle braccia. Utilizzo tante cose profumate, non so se avete fatto caso, così anche il profumo mi fa strebene. Pupi che odora la candela ma anche i biscottini, e così mi rilasso ascoltando la mia musica preferita con il cellulare e canto anche come una disperata. Godetevi questo momento di disagio. Ah, ragazze, se ve lo chiedete, ovviamente quando faccio il bagno non ho reggiseno e mutande, però poiché sono abbastanza osée, ero abbastanza osée, ho preferito usare l'intimo e fare questo video perché insomma, se no non reggiseno e mutandine, che se no si vedeva tutto, quindi non mi sembrava il caso, però di solito lo tolgo, non sono pazza. Bevo quindi la mia cioccolata calda e mangio anche qualche biscottino. Cerco di non utilizzare il cellulare per staccarmi un po'. Sapete che uso sempre social, il cellulare, quindi mi godo la musica e a volte mi metto in posizione così fetale, rannicchiata su me stessa, e certe volte poi respiro così profondamente che quasi mi addormento nella vasca. E vabbè ragazze, questo è tutto. Io mi sono alzata dalla vasca, sono super morbidosa e profumata e vi mando un bacio grande. Spero che questo semplicissimo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un bel pollice in su e vi aspetto tutti a Roma. Mua! Ciao! Disastro! Questo è quello che succede, vedi? Quello che voi non vedete, ma succede perché anch'io sono umana. Vuoi venire anche tu?
But she's looking at me.